Da dove nasce l'idea di Hotel Gagarin? Allora, Hotel Gagarin nasce da tante, tante suggestioni che ho avuto in tanti anni, sia di lavoro come aiuto regista e quindi un grande amore per il cinema, sia da bambino e poi da tanti film che ho amato, da questa messa insieme di sentimenti, emozioni, suggestioni, film visti e desiderati, nasce poi questa commissione di cinema, sogni e commedia che è Hotel Gagarin. Che in effetti è un film non facilmente etichettabile, diremmo. A che genere appartiene, secondo te? Ma guarda, io una volta ho letto un'intervista a Niccolò Manniti, che qualcuno diceva: ma questo che libro è? Lui ha detto: non è un libro di genere, che genere è? E lui ha detto: questo è un libro, punto. E allora forse questo è un film. Siamo un po', come diciamo, Beppe, scherziamo sul fatto che siamo un ibrido, non siamo né il film d'autore puro, come si intende in Italia, né la commedia frizzante, sempre come blockbuster, ma noi di questo siamo consapevoli e anche un po' fieri. Se vogliamo dargli però una via, parte dallo stilema della commedia italiana, perché c'è un gruppo Assolutamente. di disperati che cerca di migliorare la propria condizione di vita, però non è una commedia italiana. I sogni hanno una grande importanza anche all'interno del film e il tuo personaggio è il personaggio più sognatore di tutti. Assolutamente sì, è quello che in qualche modo muove tutta la macchina che porterà il gruppo di disgraziati in questione a realizzare i sogni della vita di una serie di paesani di un piccolo villaggio che sta vicino a questo hotel. È un uomo appassionato, appassionatissimo del suo mestiere, che è l'insegnante, del suo sogno nel cassetto, che è il cinema. Un uomo che conosce profondamente il cinema, lo ama e lo osanna e cerca di insegnarlo a scuola, non ci riesce, pazienza. Ma poi quando si trova a praticarlo in quell'albergo sperduto, scopre che quella è l'esperienza forse più importante della sua vita. Non si sa se riuscirà a realizzare il suo film. In ogni caso è riuscito a realizzare i sogni di tante persone. Proprio riguardo queste persone, erano attori che avete chiamato oppure erano persone comuni del luogo? Mi piace questa domanda perché no, non solo persone comuni del luogo, ma noi non siamo neanche intervenuti a livello di costumi. Abbiamo fatto un lavoro come si faceva nel cinema di una volta anche in Italia, quando si faceva il bel cinema, la commedia italiana. Siamo andati porta a porta in paesi vicino all'hotel, in villaggetti vicino all'hotel, e queste persone chiaramente pagate per fare quello che devono fare, come le comparse normali, sono venute con un sorriso, un desiderio, anche perché noi eravamo dei marziani comunque, non è che tutti i giorni arriva una troupe di cinema italiano vera a Certo. girare un film in Armenia e in paesi che non sono, tra l'altro tra Yerevan, che è la capitale, e i paesi limitrofi c'è un mondo di mezzo, sembra di andare indietro nel tempo, e quindi eravamo veramente il film nel film, c'era un po'. Il cinema è la fabbrica dei sogni. Lei sogna molto? Molto. Bel posto, eh! Fuori mare, ma... Due mesi qua.